Hai bisogno di crediti? Vai su Bitcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Prima di iniziare questo video volevo ringraziare Pasquale per avermi prestato il suo account con dentro il giocatore in questione. Davvero un grazie speciale a lui da parte dello staff di noi malati di foot. Ragazzi, io sono Joey Spot dello staff di Noi Malati di Foot e benvenuti nella player review di Yaya Touré, centrocampista del Manchester City e della nazionale ivoriana in questa versione Footies o Rosa con 90, dico bene 90 di rating. Voglio partire subitissimo dai pro che sono veramente veramente tanti. Primo pro, tiro, tutti i tipi di tiro e tutto del tiro. Ha un 90 generale con 88 posizionamento, 90 finalizzazione, 94 potenza tiro, 92 long shot, 74 tiri al volo e 90 di rigori. I rigori sono soggettivi, ma comunque sono anche buoni per questa carta. Ha un posizionamento buono e va unito al Walkers medio-medio, sia buono in attacco, in difesa e anche a centrocampo. Ha una finalizzazione ottima per un centrocampista, infatti l'ho usato anche come attaccante e mi segnava davvero tanti tanti gol. Ha una potenza tiro mostruosa, con 94 sulla carta viene rispecchiato appieno e sembra di più anche in game, infatti il portiere difficilmente riusciva a vedere la palla e a bloccarla. Ha un long shot pauroso come la sua potenza a tiro. Devo dire che il suo tiro è veramente veramente ottimo. Il suo fisico è un altro pro, in generale ha 95 con 98 resistenza, 97 forza e 90 aggressività. È abbastanza aggressivo, infatti va a recuperare molti molti palloni. Ha una forza davvero davvero imponente, infatti è difficile da buttare giù e da contrastare. Ha una resistenza veramente ottima che lo aiuta a non stancarsi durante la partita ed è sempre pronto anche agli ultimi minuti nel far avanti e dietro con la palla e anche senza palla. Altro pro per questa carta sono i passaggi tutti i tipi, in generale ha 89 con 93 visione, 73 cross, 94 passaggi corti, 91 passaggi lunghi e 87 di effetto. Quest'ultimo valore rientra anche nei tiri a giro e nei pallonetti devo dire che sono molto molto buoni. I lanci lunghi così come i passaggi corti sono veramente veramente ottimi. I cross non tanto li ho provati perché non era lui che di solito andava sulla fascia e per poi crossare, la sua visione di gioco è degna di un miglior trequartista. Altro pro, controllo palla, l'unico pro che mi son sentito di inserire del suo dribbling, ha un 91 che viene rispecchiato appieno. In generale ha 87 di dribbling con 70 agilità, 64 equilibrio, 93 riflessi, 91 controllo palla e 89 di dribbling puro. E ha 3 stelle skill. Queste sue 3 stelle skill lo inserite tra i contro perché con un 87 di dribbling deve avere almeno un 4 stelle skill. Un'agilità che non si sente tanto in game, infatti a parer mio sembrava un 75. Questo suo equilibrio, devo dire, è un conto, ma non rilevantissimo. Infatti riusciva, anche se perdeva l'equilibrio, a rimanere in piedi. Però diciamo che comunque l'ho inserito tra i contro e ve ne avvertirete anche voi utilizzando questa carta. I suoi riflessi sono veramente veramente buoni e così come il suo dribbling puro. Un altro pro è il contrasto e fa parte della sua fase difensiva. In generale ha 89 con 90 intercettazioni, 82 marcatura, 92 contrasti e 90 di scivolata. Della sua difesa solamente il contrasto mi è piaciuto perché comunque di marcare non era molto pratico, ad intercettare sì è buono ma non così eccezionale e la scivolata è un valore comunque soggettivo. Altro pro ragazzi, colpo di testa, è veramente veramente potentissimo di testa, infatti lo vedrete nelle clip, mi ha fatto almeno 3 gol solo nelle clip che ho registrato e tutti e 3 di testa. Ha un 87 generale con 83 elevazione e 91 precisione di testa. Poi bisogna unirgli anche l'altezza, 189 cm e quindi di testa sono per la maggior parte le sue. Altro pro per me, le 4 stelle piede debole, infatti non fa differenza se tira, crossa, passa di destro o di sinistro perché con entrambi i piedi riesce a far bene tutto. I calci piazzati non li ho inseriti tra i pro, però sono comunque un buon valore. Io personalmente con lui non ho segnato su calcio di punizione perché non sono praticissimo, però comunque è
una buona carta sui calci piazzati. La sua velocità è buona, ma non è proprio il suo punto forte. In generale ha 80 di velocità con 76 accelerazione e 82 di velocità scatto. Io l'ho usato principalmente come attaccante e come COC. E devo dire, ragazzi, come attaccante mi ha veramente stupito. Infatti in 3-4 partite mi ha realizzato 10-13 gol, una media assurda per essere comunque un centrocampista come posizione iniziale. Riassumendo, pro, tiro, tutti, fisico, tutto, passaggi, tutti, controllo palla, contrasto, colpo di testa, 4 stelle piede debole, contro, 3 stelle skill, equilibrio. Il mio voto per questa carta è un 10. Ragazzi, gli ho dato un 10, bello tondo, perché questa carta sa fare attaccante, difensore, centrocampista. Se voi lo mettete come attaccante vi segnerà un botto, se lo mettete come centrocampista vi recupererà un sacco di palloni per far ripartire l'azione, e come difensore riuscirà a mantenere bene il suo ruolo e a difendere la porta. Quindi io mi sono sentito di mettere un 10 perché se lo merita davvero. Dunque ragazzi, la player review di Yaya Touré Rosa termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, un mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione, iscrivetevi a questo canale e al mio canale sempre qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia, ciao belli.